Il quadro è chiaro, è molto inquietante, quindi adesso direi che è un po' il compito dei relatori di parte medica di dare un senso a questo quadro. Inviterei allora il professor Cosmacini. Duca, io davvero non vorrei sforare i 20 minuti, per cui ti prego, quando sono 20 minuti, okay, mi tiri la giacca, perché sennò i buoni propositi vengono tuoi. Io ho ascoltato con molto piacere quanto ho sentito sia dall'avvocato Pisapia che dall'avvocato Mazzari. L'avvocato Pisapia ha invitato in chiusura a allargare lo sguardo, cioè a partire da questa eccezionalità di questo caso, che è un po' una sorta di iceberg in un mare precelloso contro cui è andato a sbattere il Titanic della mala sanità, che però emerge in un mare non quieto, non calmo. E Mazzari ha usato tre volte una bella espressione che io raccolgo: brodo culturale. Cioè, qual è il brodo culturale che ha fatto di terreno di cultura, tanto per usare una metafora medica, per questa anomalia colossale? E se questa anomalia colossale invece ha una casistica di contorno meno eclatante, ma pur tuttavia presente capillarmente nel mondo in cui viviamo. Insomma, i guasti della sanità hanno un confronto, una correlazione con la crisi della medicina? Noi sentiamo parlare continuamente che viviamo in tempi di crisi, crisi finanziaria, crisi politica. Esiste anche una crisi della medicina? Sembrerebbe di sì. Per esempio, molti medici lamentano una crisi di identità professionale. Cioè si sentono deprivati, per una serie di fattori, di quelli che loro ritenevano fosse il loro ruolo nel rapporto interpersonale con il paziente e nel loro ruolo nella società, di cui medico e paziente sono entrambi parte integrante e spesso determinante. Ma soprattutto parlano di crisi i pazienti. Parlano di crisi i pazienti, i quali, come si è sentito dire, sono in crisi di fiducia e che al contatto con il mondo medico-sanitario lamentano una carenza di rapporto. Per cui nasce la domanda: ma la medicina tecnologica, che ha acquistato in efficacia, perché grazie ad essa, non solo grazie ad essa, ma certamente anche grazie ad essa, noi godiamo di una quantità di vita maggiore e di una qualità di vita migliore, purtuttavia ha perduto quel che ha acquistato in tecnologia, lo ha perduto in umanità. Ecco, attenzione di non essere poi prigionieri degli idolafori, che noi molto spesso sentiamo sulle bocche di molti le parole umanizzazione, personalizzazione, prestazione, che servono per mascherare dei vuoti sostanziali, sono dei gusci lessicali molto spesso pericolosi. Negli ambulatori, diciamo due cose preliminarmente, una l'ho già detta: la tecnica è importante, il discorso non può essere antitecnologico. Diciamo un'altra cosa: i medici d'oggi, i medici di una volta erano migliori dei medici d'oggi? Io credo di no. Io credo che mediamente la categoria, il consorzio dei medici sia tutto sommato invariante, faremo poi. Che cosa c'è di differenza sostanziale? Che i medici di una volta, non possedendo dei tanti esami di laboratorio che vengono fatti,
delle tante bioimmagini, la TAC, la risonanza magnetica, che permettono di oggettivare la salute, erano costretti a comportarsi altrimenti, cioè ascoltando e visitando i malati. Questo ci dovrebbe far riflettere sul fatto che il medico nuovo, del quale si prospetta l'esigenza, dovrebbe recuperare qualcosa del medico antico, non perché siamo dei laudatores temporis acti, ma perché probabilmente l'innovazione non deve trascurare la tradizione, perché se no si rischia una grossa perdita. L'avvocato ha usato anche la parola professione, picco inciso, io rifiuto la parola professione per il medico perché preferisco la parola mestiere, perché mestiere viene da ministerium, che significa servizio. Quello del medico è un servizio. E Seneca, tanto per dirla filosoficamente, diceva che il servizio, il ministerium, doveva unirsi all'officium, cioè alla mansione, e al beneficium, cioè alla missione. Quindi quando si sente parlare di vocazione, e qui è facile riandare ai classici del pensiero, bisognerebbe fare un atto di umiltà e di riflessione storicistica per capire quanto noi non insegniamo ai medici nuovi. E qui si fa già il discorso, il brodo culturale. In questo mio libro, che è stato citato cortesemente da Duca, La scomparsa del dottore, io non mi limito a fare una diagnosi, mi limito a vedere quali sono i responsabili di questa situazione. Cioè, se esiste questa crisi della professione che permette poi queste storture macroscopiche, ma che comunque striscia, è strisciante. Io parlo con passione, quindi rischio di andare oltre i tempi, mi raccomando. E chi sono i responsabili? Certamente il mondo accademico. Il mondo accademico ha le sue responsabilità nella formazione dei medici. Esiste anche una malformazione, esiste anche una teratologia della professione medica. Bisogna rendersene conto e bisogna capire come e perché si è creato questo tipo di stortura in quella che è la formazione dei medici. Che cosa si insegnava una volta e che cosa non si insegna più? A un certo momento, di fronte a una crisi, le parole hanno il loro significato. Deontologia è una parola che compare la prima volta a metà del 1800. E l'abbiamo dovuta a un filosofo utilitarista, Jeremy Bentham, che ha parlato per il primo di deontology. Technology è nata nello stesso tempo, un primo professore di Edimburgo, professor of technology, intorno al 1850. L'etica risale ad Aristotele. Ecco, voglio dire, abbiamo un patrimonio, un background di cultura molto importante alle spalle. A un certo momento, nella loro, diciamo così, il consorzio accademico, il consorzio di vertici, il consorzio dei professori, ha ritenuto di imboccare una certa strada e io ne fornisco le pezze giustificative, e non per assolverlo, ma per anzi criticarlo. Poi a un certo momento è arrivata la bioetica, questa ha detto, beh, allora siamo tutti col cuore in pace, tacitiamo la nostra cattiva coscienza, c'è chi insegna la bioetica, e ci sono i bioeticisti e allora siamo a posto, senza contare che il problema invece della formazione etica, della formazione morale, è un problema di ogni professore, di ogni insegnante, di ogni docente, che deve insegnare con l'esempio, con la parola, ma in un determinato modo. Gli ordini dei medici, mi ha fatto molto piacere quanto ha detto Mazzari, cioè gli ordini dei medici, dice, l'ordine dei medici di Pavia si è costituito parte civile, la Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici si è costituita parte civile. E allora, a questo proposito,
Voi avete letto il Corriere della Sera di 19 maggio, pochi giorni fa, in cui Giuseppe Renuzzi ci dice che il nuovo codice deontologico è stato varato e lascia i medici nel loro passato. Io ho avuto la fortuna di ricevere questo ordine di questo codice deontologico nuovo e di ricevere anche le critiche che a questo nuovo codice sono state portate da chi? Da, diciamo, il rappresentante della consulta di bioetica, il professor Maurizio Mori. Il difetto principale riguarda guardate che è recente di pochi giorni. Il difetto principale riguarda l'impianto generale e ancora quello del codice 2006. Ma sono passati 8 anni. Il quale a sua volta ricalca il precedente e così via, con una catena ininterrotta che ci riporta al modello originario costituito dal codice Frugoni entrato in vigore nel 1958. Ma la sua ideazione risale ai primi anni 50 e la sua impostazione è fortemente influenzata dalle prospettive precedenti. Questo aspetto è decisivo perché, a prescindere dai singoli articoli e dal loro contenuto, l'impianto è ancora quello del primo dopoguerra e che anche negli anni prebellici è frutto di una situazione storica in cui la medicina non aveva ancora conosciuto, nello straordinario sviluppo tecnico-scientifico degli anni 60-70, né l'eccezionale trasformazione organizzativa con l'aumento numerico e la proliferazione delle specialità. Insomma, diciamo così, possiamo formulare meglio questa idea, questa critica, osservando che proprio quando è iniziata la rivoluzione biomedica, i cui effetti concreti sono ovviamente socialmente e individualmente tangibili, si è avuta che cosa? Un blocco sostanzialmente di quella che è stata la concezione di quella che avrebbe dovuto essere una medicina culturalmente. Non dico una medicina acculturata, tanti corsi di aggiornamento, quanti corsi di acculturamento. È una cosa diversa l'aggiornare le tecniche dal coltivare la cultura. Cultura vuol dire civiltà, civilisation, i francesi, cultura, i tedeschi, cioè la cultura medica, questo è il punto fondamentale. Sono stati citati i DRG. E i DRG vorrei ricordare che i DRG sono stati introdotti in Italia nel 1990. Io allora ero ancora primario al Policlinico, primario di Ralgeia, il Legnani, che è stato più volte citato, era un pneumologo al quale io facevo le diagnosi, ancora un ragazzo, lui un giovane, le diagnosi radiologiche delle pneumopatie, eccetera. Certamente lì sarebbe da vedere anche come erano valutati, questo non so se sia stato fatto nel corso del processo, come erano valutate le diagnosi radiologiche, eccetera, se erano compiacenti o non lo erano, sarebbe una cosa molto interessante, perché voi sapete, uno fa una radiografia del torace, trasparenza media dei campi respiratori, ili di volume medio. Se invece di scrivere ili di volume medio scrive ili accentuati, ecco che subito dice: ma allora se sono accentuati facciamo una bella tomografia assiale computerizzata. Ma ili accentuati è un eufemismo. Molto spesso vedete come la soggettività della valutazione diagnostica può influire sul mercato, e questo è l'importante da insegnare anche ai medici, voglio dire, perché tutto
è strisciante, uno può essere coinvolto a sua insaputa. Nel 1990 il sistema elaborato nel 1983 da Robert Fetter, il sistema di RG, chi era Robert Fetter? Era un medico, era un ingegnere elettronico prestato all'economia aziendale e attivo nella Yale School of Management, un istituto con ottima reputazione per la formazione di manager impiegati nella gestione di business a mezza strada tra il pubblico e il privato, come il cosiddetto no profit. Quando sono entrati al policlinico questi di RG, ma guai a osare criticarli, guai a sollevare delle obiezioni, guai a... ma sembrava un'eresia. Adesso sono passati 25 anni e la riflessione a post hoc ha permesso di constatare alcune cose che già trasparivano nella loro evidenza. Ma vedete come molto spesso è difficile, se non c'è una barra culturale importante per dirigere un po' quello che è la situazione. Ma io volevo dire, a proposito dei DRG, che il valore dei medici tende ad essere valutato da parte di coloro cui spetta il management generale amministrativo sanitario dell'azienda ospedaliera, anche e soprattutto come efficienza. E voi sapete che l'efficienza è totalmente diversa dall'efficacia. Senza star lì a fare delle grandi discussioni, io dico sempre che l'efficienza la giudicano gli amministratori e l'efficacia la giudicano i malati. Quindi sono due punti di vista completamente diversi, che qualche volta possono coincidere, ma molto spesso non coincidono affatto. Anche perché la parola efficienza, la parola efficacia, è una di quelle tante parole idola fuori, come diceva Bacone, che molto spesso pullulano in ore stultorum. Ecco, questo contenimento della spesa, qui sarebbe il caso contrario che cui vengono invitati a fare, non la dilatazione della spesa, ma sono due facce della stessa medaglia, perché c'è modo sempre di svariare o di evadere dall'una e l'altra cosa. Quello che è importante in questi RG è che si ripete a iosa che le cure devono temperare a carattere di appropriatezza, però si tende a sorvolare sull'esigenza che questo è un requisito di appropriatezza, deve essere calibrato, oltre che sull'efficacia, sull'adeguatezza a una etica economica. Non sono inconciliabili l'etica e l'economia, Benedetto Croce nel 1908 ha scritto un libro, Filosofia della pratica, sottotitolato Etica ed economica. Sono due facce della stessa medaglia. Oikonomia significa regola della casa. La massaia sa che per regolare bene la casa si può cercare di star bene anche risparmiando. Ci vuole buon senso, ci vuole cultura, una cultura semplice. Va detto a chiare lettere che ogni medico deve rifiutarsi di interpretare un ruolo che non è il suo. Il medico ha un suo ruolo molto preciso. Adesso non sto qui a intrattenermi su cosa deve fare il medico, il rapporto, perché sono... Fino agli anni 70 del secolo scorso, cioè del Novecento, la società e la classe politica si sono fatte carico di gestire il rischio sociale, il welfare, nei campi dell'assistenza, nei campi della previdenza, nei campi della tutela del lavoro. Siamo qui a parlare in un contesto, in un consesso di medicina democratica, sappiamo bene cosa significa questo. A partire dagli anni 80 e poi soprattutto dagli anni 90, il sistema di sicurezza-protezione
è andato via via sfaldandosi, ne stiamo vedendo le conseguenze, le stiamo toccando con mano, e la gestione del rischio è passata gradatamente in capo agli stessi lavoratori e alle loro famiglie. Il medico deve sottrarsi al ruolo di colui che di fatto è chiamato ad attuare questo passaggio di consegne dal pubblico al privato, rendendo operative molto spesso regole contabili che negli ospedali o nelle ASL sono calate dall'alto allo scopo di rispettare dei vincoli microeconomici e o macroeconomici che non competono al medico. Sotto questo punto di vista, il vero ruolo del medico non è quello di assecondare il sistema, ma di resistere al sistema, di contestare il sistema. E cioè diventa anche qui un ruolo controculturale, controculturale nel senso che deve opporsi a una cultura, non dico egemone per usare un termine gramsciano, è dominante, dominante e, diciamo così, che ingabbia e rischia di ingabbiare le coscienze, come abbiamo visto. Ecco qua, zac, sono arrivato. Grazie.